legato a quello che sta succedendo nel mondo, non solo in Italia, da un anno a questa parte. Il Covid è stato definito zoonosi e quindi è strettamente correlato alle immagini che vedete in questo video, per esempio, girato in Italia da un'associazione italiana. Questo peraltro è il prosciutto di Parma, che dovrebbe essere un prodotto di eccellenza. Guardate le condizioni in cui sono costretti a vivere gli animali, oltre alle violenze che subiscono, uno attaccato all'altro, in stretto contatto continuo. Immaginatevi quando si ammalano, tra l'altro i maiali sono degli animali molto simili a noi e ci possono tranquillamente attaccare ogni genere di malattia. Infatti saprete bene che utilizzano il cuore dei maiali per fare impianti a noi, quindi immaginatevi come possono essere simili. Ripeto, questo è il prosciutto crudo di Parma, allevamenti di quelli che funzionano. Italia, non Cina o altri posti, attaccato a casa nostra, perché questi allevamenti sono a 20-30 minuti da Milano. È importante sapere, uno, che gli animali soffrono in una maniera allucinante, due, che sono uno attaccato all'altro, di conseguenza si ammala uno, si ammalano tutti, le persone che ci lavorano dentro si ammalano, le persone che ci lavorano dentro escono e attaccano le loro malattie a tutti gli altri. L'hanno detto gli scienziati che il Covid è una zoonosi. Zoonosi significa che fa il salto di specie da un ospite che può essere un animale non umano ad noi, per esempio. È già successo con l'Ebola, è successo con la mucca bassa, con la SARS, succede con la viaria che viene portata dagli uccelli. Sono tutte malattie che originano dallo stretto contatto che c'è tra uomini ed animali. Appunto, le zoonosi sono caratterizzate dallo spillover, salto di specie, di virus e batteri e parassiti. È un fenomeno vecchio di millenni accentuato dalle abitudini moderne. Perché accentuato dalle abitudini moderne? Perché siamo tanti. Siamo quasi 8 miliardi di persone. Il 50% di questi 8 miliardi di persone vive in città, a stretto contatto uno con l'altro e si sposta in giro per il mondo, cosa che fino a secoli fa ovviamente non succedeva con questa frequenza. Cosa succede? Che quindi ci sono delle alterazioni degli ecosistemi ed una promiscuità con gli animali sia selvatici che domestici. In questo caso questi sono considerati animali da reddito. Adesso c'è un nuovo ceppo di influenza suina che hanno trovato in Cina, potenzialmente mortale per l'uomo. Queste cose non capitano solo lì, perché basta vedere cosa è successo quest'anno nel mondo. Parliamo delle zoonosi, appunto BSE, encefalopatia spongiforme bovina, ovvero mucca bassa. E la ricordate la mucca bassa? Io sì, non si poteva più mangiare la bistecca in quel periodo, io la mangiavo, all'epoca non ero ancora vegana, di conseguenza ero stata, nel senso, aveva fatto pressione questo. E cosa succedeva? Che i bovini lo trasmettevano alle persone. Dopodiché abbiamo il virus Ebola, i cui vettori sono pipistrelli. Abbiamo la viaria, peste aviaria, che è una zoonosi che arriva dalle carni avicole, ovvero i polli, il pollame. Tra l'altro, i polli, di cui faremo vedere dei video anche dopo, sono costretti a vivere in capannoni con una densità di 10.000-20.000 individui, uno attaccato all'altro. Immaginiamoci come... Aspettate che intanto seleziono un video. Ecco i polli. I medici ancora adesso sconvolgentemente vanno a consigliare alle persone la carne bianca. I polli non hanno la marca auricolare, vivono questi allevamenti a stretto contatto uno con l'altro, non possono nemmeno aprire le ali.
cosa fanno per fare in modo che sopravvivano fino alla terza settimana, che è il momento di macellazione, li riempiono di antibiotici, perché la mortalità è altissima. Cosa succede alle persone di conseguenza che mangiano la carne di pollo? Assieme al pollo mangiano quotidianamente antibiotici. Queste persone, nel momento in cui hanno bisogno di un antibiotico, l'antibiotico stesso gli fa meno effetto perché diventano immuni all'antibiotico. L'Italia, e anche qua potete tranquillamente trovare quello che sto dicendo, è sul podio dei paesi, e non è una bella vittoria, è sul podio della immunoresistenza agli antibiotici. Significa che uno, mangiandoli quotidianamente, per esempio assieme alla carne bianca, che viene consigliata dai medici, nel momento in cui ha bisogno di un antibiotico, molto possibilmente non gli farà effetto. Non è fantascienza, lo dicono gli scienziati, esattamente come gli scienziati avevano previsto che all'inizio del 2000 sarebbe capitato, loro lo aspettavano nel 2000, è successo dopo, che sarebbe arrivato un tipo una viaria, qualcosa che avrebbe decimato la popolazione mondiale. La stiamo vivendo, lo stiamo vivendo. Voi immaginate il distanziamento sociale, no? Stiamo mantenendo giustamente le distanze e tutto. Che senso ha far vivere gli animali in allevamenti dove sono uno appiccicato all'altro e ovviamente non esiste nessun distanziamento sociale? Perché poi la maggioranza delle persone, noi no, la carne se la mangia e di conseguenza assieme alla carne possibilmente può essere che mangi anche qualcos'altro. È successo, sta succedendo ed è già successo nella storia. Questo è un'investigazione italiana per quello che riguarda la macellazione degli agnelli. Un'altra balla che viene detta è che gli animali non si rendono conto di nulla, che arrivano alla macellazione che avviene con il taglio della gola, perché è importante da sapere che lo stordimento serve per poter appendere gli animali ai ganci, perché altrimenti qualsiasi animale, un bovino sarebbe impossibile appenderlo ai ganci, un maiale di 300 kg neppure, ma nemmeno loro sarebbe possibile appendere ai ganci. Di conseguenza c'è questo botta che gli danno di corrente elettrica con queste pistole, con queste pinze che qui si vedono, che dura il tempo per appenderli. Dopo una decina, ventina di secondi si riprendono e tra l'altro gli altri, questo è stato girato in Italia, queste sono le pratiche che avvengono, è importante da dire, in Italia. Quelli che sono in attesa, in quelle che si chiamano stalle di sosta o comunque lo spazio prima proprio della jugulazione, che è il momento in cui gli tagliano la gola, se voi andate a cercare quello che avviene, lo rimettiamo, nei mattatoi c'è un momento che si chiama jugulazione, che significa taglio della giugulare, che è il momento clou, ecco. E quelli che sono in attesa nelle stalle di sosta o in attesa del momento loro vedono quello che succede all'animale avanti. Cioè pensate lo stesso contesto per i cani, perché per noi è sconvolgente pensare che in alcuni paesi mangino i cani. Ecco, facciamo finta che se lì ci fossero dei cani trascinati così giù dai camion, messi in fila, che vedono quello che succede agli altri, e noi diremmo che le popolazioni, anzi lo diciamo che le popolazioni che fanno queste cose sono cattive, sono incivili. La scoperta è che la pecora, l'agnello non hanno meno sensibilità dei cani, il maiale non ha meno sensibilità dei cani, hanno tutti la stessa capacità di provare dolore e di aver voglia di vivere. I cani, quando tornate a casa, che non vi vedono da un po', vi corrono contro. Vi assicuro che noi abbiamo salvato due tori che si chiamano Achille Zorz da macellazione. Quando arriviamo in stalla, che sentono il rumore della nostra macchina, iniziano a gridare
perché ci chiamano, perché ci vogliono vedere, esattamente come un cane. Che differenza c'è? Se non l'abitudine che sta portando alla morte del mondo e dei suoi abitanti. Vi voglio dare un pochettino di numeri. Quanti sono gli animali che vengono uccisi ogni anno? Circa 170 miliardi. Dai 150 miliardi ai 170 miliardi di animali vengono macellati ogni anno. Per questi animali si trova cibo. Per meno di 8 miliardi di persone, perché questo è il nostro numero, una larga parte di popolazione mondiale muore di fame. Dai, a posto. I governi decidono di dar da mangiare, come stavo dicendo, a circa 150-170 miliardi di animali che vengono macellati ogni anno, mentre noi, tra di noi, che siamo meno di 8 miliardi di persone, una parte di persone muore di fame, lo si sa, non credo che sia una novità, e anche di sete. Smettere di mangiare carne e derivati animali, ahimè, dico ahimè per chi è ancora abituato a farlo, è una scelta che riguarda tutti, è una scelta che riguarda i bambini che vi sbattono in televisione che muoiono di fame o di sete, perché se si trova cibo per macellare 170 miliardi di animali all'anno, sicuramente c'è cibo per meno di 8 miliardi di persone. Io mangiavo anch'io, fino a più di 10 anni fa, carne e derivati animali. Ho smesso perché mi dispiaceva per loro. Ho smesso e continuo a non farlo perché mi sono resa conto che è una scelta coscienziosa per il pianeta. Guardate com'è. Questi sono dei filmati vicino a Milano, girati sempre da un'associazione che si chiamava Nemesi Animale, al momento si chiama Essere Animali. Questa è la vita dei maiali. In gabbie o di gestazione o di lattazione.
La differenza tra la gabbia di gestazione e dilatazione, che è quella di dilatazione, già di fianco ai piccoli. Ma la scrofa comunque non si può muovere, non si può muovere per tutta la vita. Già questo dovrebbe essere abbastanza per dire che non siamo migliori di quelli che mangiano i cani, se critichiamo tanto. Quando nascono i cuccioli, siccome sono su pavimenti con delle gratere, a volte non riescono a stare in piedi o si incastrano con le zampe. A quel punto cosa succede? Che muoiono. Che li trovano morti il giorno dopo, due giorni dopo, non vengono soccorsi. Ripeto, questo succede in Italia. In alcuni casi la madre col proprio corpo li schiaccia, perché la madre è costretta in queste gabbie, non potendosi muovere, non ha la minima muscolatura sulle gambe e di conseguenza cosa succede? Che crolla e schiaccia il proprio cucciolo. Dopo qualche giorno i cuccioli di maiale vengono mutilati, gli vengono tagliate le zanne, i testicoli e la coda senza anestesia. Perché senza anestesia? Beh, perché l'anestesia costa, il maiale deve essere macellato, non è un animale da compagnia e quindi chi se ne frega anche se soffre. Quindi espressamente viene chiesto di non fare l'anestesia. Questa è la vita, queste sono sempre le gabbie dove stanno le madri. I cuccioli vengono allontanati nel giro di una decina di giorni dalla madre e vengono messi nelle gabbie di ingrasso. Le mutilazioni che vi ho detto gli vengono fatte perché, vista la sovrappopolazione di numero, loro ingaggiano lotte per il cibo. Nei reparti di ingrasso, di notte, non riescono nemmeno a sdraiarsi da quanti ce ne sono. Dormono tecnicamente, praticamente, uno sopra l'altro. Chiaramente se si ammala uno, si ammalano tutti. Chiaramente si sdraiano in mezzo alle feci e le urine e a noi dicono di stare distanti. Ma perché allora gli animali li trattano così? Perché si continua a mangiare carne quando è stato detto che le zoonosi fanno morire le persone? E una delle grandissime cause è proprio l'allevamento intensivo per la promiscuità e la vicinanza tra animali e uomini. Guardate come sono costretti a vivere. C'hanno le orecchie mangiate perché chiaramente litigano tra di loro perché impazziscono. Io credo che se prendessero tutte le persone che sono in questa strada e ci mettessero in due stanze, nel giro di tre giorni anche noi ci caveremmo gli occhi uno con l'altro. Non è perché sono cattivi, è perché sono maltrattati a vita. Potrebbero arrivare a vivere 10-15 anni, vengono macellati a 6 mesi. Tutte le vittime del mercato della carne sono cuccioli che vengono sgozzati. Questo è quello che succede. Chiaramente quando hanno bisogno di cure, cure importanti, quando rischiano di morire vengono abbandonati nei corridoi e anche in quel caso non gli viene fatta l'eutanasia. Perché non gli viene fatta l'eutanasia? Perché è un animale su cui non si fa profitto, quindi ucciderlo senza sofferenza, chi se ne frega, vengono trattati come degli oggetti. La prossima volta che saremo in piazza faremo vedere dei video che abbiamo scaricato ieri, sconvolgenti, per esempio di come trattano i pulcini, li prendono, li sbattono per terra, appena nati, perché chi se ne frega, ce ne sono 10.000, 20.000, se ne muoiono 10, 20, 30, ci sono gli altri, non c'è il minimo rispetto. Nelle pubblicità vi fanno vedere veramente delle cose che non esistono. Io vi invito a fare un giro in qualsiasi allevamento, di qualsiasi tipo di animale, fatevi vedere come stanno in realtà. Provano emozioni, provano dolore, vorrebbero vivere, lo sappiamo bene. Faccio sempre paragoni, lo rifaccio con i cani. Quando c'è lo Urine Festival ci sentiamo tanto superiori a chi mangia i cani, ma perché ci sentiamo tanto superiori? Quando col nostro stile di vita condanniamo degli esseri senzienti a quello che abbiamo appena visto, perché la differenza la facciamo assolutamente noi. Fare la spesa è una scelta politica, decidere di comprare una cosa o l'altra
è una scelta politica, nel senso che siamo degli individui che vivono in una comunità. In questo senso è importante quello che si fa tutti i giorni, è molto importante. Rimettiamo questo filmato. Allora, stavo dicendo che a fronte di 170 miliardi che vengono macellati all'anno, immaginiamo un attimo i numeri e facciamo finta di essere dei matematici. 170 miliardi che mangiano, perché devono arrivare grassi alla macellazione, ma com'è che per meno di 8 miliardi di persone non si trova cibo per tutti e per 170 miliardi di animali si trova cibo per tutti? Lo sta dicendo anche la FAO, ultimamente è uscito una dichiarazione, un articolo in cui hanno ribadito che se si passasse, loro hanno fatto l'esempio dei legumi in questo caso, vivremmo tutti, ci sarebbe cibo per tutti sulla terra. Per dare da mangiare a 170 miliardi di animali, adesso stanno distruggendo la foresta amazzonica. Secondo voi perché ci sono gli incendi nella foresta amazzonica? Perché li appiccano per fare spazio ai campi che coltiveranno con mais e monoculture. La foresta amazzonica è il polmone della terra, me lo dicevano da quando bambina, ci dicevano alle elementari che la foresta amazzonica è il polmone della terra. La stiamo abbattendo con un ritmo frenetico di più di un campo da calcio al secondo. Tutto questo per fare spazio alle colture, alle coltivazioni che verranno date a questi animali che poi vengono macellati, vengono uccisi, punto. Non c'è altro da aggiungere. Se si eliminasse questo, oltre ad eliminare la sofferenza degli animali, che già solo per quello, se fossimo una specie veramente così evoluta, con sentimento e con coscienza, pensare che col nostro stile di vita facciamo soffrire qualcuno, già solo quello ci dovrebbe far decidere di cambiare stile di vita. Accantoniamo questo. Facciamo finta che gli animali non soffrano, che non abbiano un cuore e che siano solo buoni da mangiare. Facciamo finta che gli allevamenti siano pieni di animali che non sono esseri senzienti. Secondo voi avrebbe senso, per mantenerli, sprecare cereali, soia e monoculture che potrebbero essere dati direttamente alle persone, che tra l'altro siamo 8 miliardi contro 170 miliardi? Ha senso a livello matematico? Per fare una bistecca si impiega 5 kg di carne, si impiega il quantitativo di acqua che una famiglia mediamente consuma in un anno. C'è gente che muore di sete, sempre di più. C'è gente che fa chilometri a piedi con le giare in testa per prendere da bere. È brutto pensare tutto quello che sta dietro al mercato della carne, che pian piano sta venendo fuori, ma in realtà è così. Porta le persone a morire di fame, lo dico, lo continuo a dire, e i governi lo sanno e decidono di trovare cibo per 170 miliardi di animali, facendo morire una parte di 8 miliardi di persone. Ma che senso ha? Ma allora c'è il cibo se c'è da mangiare per 170 miliardi di animali, e c'è pure l'acqua se riescono a mantenere gli allevamenti, le colture e tutto. E non è perché continuano a far morire di fame gli africani, gli indiani, quelle persone lì, e poi ci chiedono l'euro? Che senso ha? Quando basterebbe dire a chiare lettere, come sta facendo per esempio la FAO, l'hanno appena ridetto, che la chiave è questa: per smettere di far morire la gente bisogna smettere di far morire gli animali. È strettamente correlato. Io sono diventata vegana, queste cose le ho scoperte nel corso di questi 9 anni. Io sono diventata vegana semplicemente perché non volevo che gli animali soffrissero, perché mi sentivo un po' ipocrita a dire che i cinesi sono cattivi a mangiare i cani e poi io dare i soldi a chi fa questa roba qui. Perché poi le persone, quando vedono i filmati, iniziano a dire: oh, che assassini, che gente senza cuore. Sì, ma i soldi glieli diamo noi, che non abbiamo il coraggio di vedere, di fare, di ascoltare, però paghiamo, perché però la carne poi, quando arriva sul piatto, non urla, non sanguina, non piange, non chiama la mamma, le mamme non chiamano i figli, è tutto pulito,
Ma cosa c'è dietro? Siamo delle persone, siamo degli esseri dotati di coscienza, di empatia. Proviamo a metterci nei panni dell'altro. Basta fare questo. Io lo dico sempre, a me la carne piaceva, quindi ho smesso perché ho detto non mi piace essere complici, e io allora sapevo solo questo. Non sapevo che mangiando carne, tra l'altro, facevo morire, anche per i motivi che ho detto, per lo spreco di risorse per gli allevamenti, che facevo morire le persone di fame. Io questo non lo sapevo. Il cambiamento climatico, lo stanno dicendo anche questo gli scienziati, le deiezioni, le flatulenze delle mucche producono metano. Il metano è un gas altamente inquinante che contribuisce al surriscaldamento del pianeta. Si sta sciogliendo il permafrost, che è uno strato di ghiacciai che è ghiacciato da milioni di anni. E tra un po', a detta degli scienziati, il Covid probabilmente lo rimpiangeremo per quello che ci stiamo tirando addosso. Indira Gandhi diceva che quello che si fa agli animali alla fine arriva anche agli uomini. E beh, ma è evidente. Comunque loro sono nostri compagni di vita in questo pianeta, che gridano e non li possiamo sentire. Dietro alla carne c'è un mare di lacrime, urla, sofferenza e maltrattamenti, dietro al latte anche. Adesso poi parleremo del latte. Vi faccio vedere un filmato che riguarda il latte. Allora, io prima di diventare vegana sono stata vegetariana, ahimè, perché pensavo che i vegani fossero un po' strani. Poi mi hanno fatto riflettere sul fatto che siamo mammiferi anche noi, quindi la mucca viene fatta passare come mucca da latte, in realtà manca un pezzo della frase, mucca sfruttata per il latte. Loro vengono ingravidate in maniera artificiale, quello sta facendo questo, prelevano lo sperma dei tori, lo mettono dentro alla mucca e la ingravidano, e già lì di naturale non c'è niente. Quando poi parlano del ciclo alimentare del leone e della gazzella, non mi risulta che il leone vada a ingravidare le femmine di gazzella per fare nascere, insomma. Il vitello, quando nasce, viene allontanato subito dalla madre. Perché? Perché devono mettere il latte al supermercato, è una follia. Il vero proprietario del latte della mucca, e guardate come si riducono, perché comunque nel corso delle generazioni vengono selezionate per produrre un esubero di litri di latte. Il punto è che sono mammiferi come noi, il latte si produce se c'è una gravidanza. Il latte finisce al supermercato perché, e qui lo vedete, il vitello viene allontanato appena nato. Gli viene dato cibo che non va bene per mantenere la carne bianca. Il vitello lo trovate al supermercato con la carne bianca, dovrebbe avere la carne rossa come il manzo. Non ce la facciamo una domanda? Il vitello è anemico. Il vitello non ha mai camminato, non ha bevuto il latte della mamma. Cioè, noi siamo veramente l'unica specie che oltre lo svezzamento continua a bere il latte di una mucca, di un'altra specie. Cioè, se arrivasse qui una donna che ha appena partorito e vi offrisse il suo latte, credo che vi schifereste tutti. Però in pratica uno se lo compra al supermercato, il latte della mucca, che vive nelle feci, nelle urine, che ha la mastite, dove sono previste nel tetrapack di latte cellule somatiche, c'è scritto. Sapete cosa sono le cellule somatiche? Pus, perché hanno infezioni, chiaramente. Vengono attaccate ai tubi, non è la bocca del vitello che gli succhia il latte. Il latte è un cibo specie specifico, quando ci serve? Fino allo svezzamento, e dopo non ci serve più. No, non c'è nessun altro animale che vada a cercare il latte, tra l'altro di un'altra specie, dopo lo svezzamento. E tutte queste cose vengono taciute dai governi in prima istanza. Le persone non si vogliono informare, perché forse è molto più comodo continuare con un'abitudine, comunque criminale nei confronti di tutto il mondo, piuttosto che avere la decenza di dire ho sbagliato, adesso cambio. Per carità, chiunque di noi ha sbagliato qualcosa,
Ecco, e questa è la fine dei vitelli e delle mucche e di tutti gli animali. Gli allevatori stessi raccontano che le mucche, quando gli portano via il vitello, perdono la voce da quanto piangono e non lo rivedranno più. Non vedranno più il loro figlio, perché noi crediamo di essere dei bovini, probabilmente. Crediamo di essere delle mucche, dei tori. Bah, a me non sembra che siamo così simili. Sapete che il latte è uno degli alimenti peggiori per la salute umana? Ho appena intervistato il dottor Vasco Merciadri, esperto in nutrizione, medico, chirurgo, non un qua 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 come può essere una persona che spara delle palle, magari pagata dall'industria alimentare. Allora, il latte, dal momento che loro, il latte vaccino in questo caso, il latte di un'altra specie, loro hanno delle quantità nel loro corpo di grasso diverso dalle nostre. Di conseguenza, prendiamo solo quello, nel latte ci sono delle percentuali completamente differenti rispetto al latte umano. Ripeto, io i vitelli li ho conosciuti, ne abbiamo salvati due, cioè dopo già quando nascono stanno in piedi, perché in natura sarebbero delle prede, quindi devono essere in grado di scappare subito da un eventuale predatore, anche se qua sono negli allevamenti, ovviamente, però l'imprinting è quello. Devono crescere in fretta. Immaginiamoci la composizione del loro latte, come può essere, bevendolo noi, a qualsiasi età, continuando a perdurare anche da adulti, il latte non della propria specie, dal momento che va ad acidificare l'ultimo tratto dell'intestino ed in generale tutto il corpo, per la digestione dello stesso, sto parlando appunto del latte di un'altra specie, va a levare una percentuale rilevante dei residui di calcio che abbiamo nelle ossa. Il latte fa male alle ossa. Ci sono studi in cui si vede che i paesi con più alto consumo di latte sono quelli più affetti da osteoporosi. Ve li trovate tranquillamente questi studi. Facciamoci una domanda. Il latte fa bene alle ossa? Sì, quello di nostra mamma, fino a quando siamo bambini, neonati, e lo beviamo. Il latte di mucca fa bene? Sì, certamente fa bene alle ossa del vitello, peccato che il vitello non lo potrà mai bere. I vitelli maschi, se vengono macellati come vitelli da latte, vengono tenuti in gabbie anche qua, dove non si possono muovere, di modo che non sviluppino massa muscolare e arrivino alla macellazione con la carne bella bianca, perché appunto anemici e perché non hanno bevuto il latte della madre. Altrimenti li macellano come vitelloni, che sono comunque cuccioli dagli 8 ai 10 mesi, altrimenti li macellano come manzi. Una mucca, un bovino, quanto vivrebbe in natura? La gente rimane sconvolta, gli erbivori vivono tanto, arrivano anche a 30 anni questi animali, sono tutti cuccioli, ce li spacciano per animali anziani quando vediamo i camion che li portano al macello, sono dei cuccioli. Ci fa impressione che in Cina mangino i cani? Sì. Perché non ci fa impressione quello che succede in Italia, in Europa, in America, in tutto il resto del mondo? Che differenza c'è? Vedete, per i maschi, allora gli danno questa finestrella in cui possono interagire uno con l'altro, e questo secondo l'industria alimentare zootecnica sarebbe benessere animale. Peccato che non gli fanno bere il latte della madre, peccato che a 6 mesi gli tagliano la gola, peccato che non si possono muovere, che l'unico giorno che vedono il sole, se sono fortunati, è il giorno che li caricano sul camion che li porterà al mattatoio. Non
buono, facciamo un solo in diretta, facciamo un solo. Se volete, se qualcuno vuole parlare, vuoi parlare? Allora, parliamo dell'impatto ambientale. Allora, volevo parlare dell'impatto ambientale della carne. Qua si parla di quello che ha dichiarato dopo uno studio l'unità di Oxford e sono dati del 1 giugno del 2018. La carne fornisce solo il 18% delle calorie e il 37% delle proteine, ma occupa l'83% dei terreni agricoli e produce più del 60% dei gas serra. Ok? Senza consumo di carne e latticini, l'uso di terreni agricoli globale potrebbe essere ridotto del 75%, un'area equivalente a Stati Uniti, Cina, Unione Europea ed Australia messi assieme. Inoltre, le diete a base vegetali riducono le emissioni nocive, le emissioni serra, quelle che abbiamo citato prima, fino al 73%, e non solo quelle serra, ma anche quelle che vanno a degradare gli ecosistemi, per esempio quelle acidificate. Per esempio, quando è iniziato il coronavirus l'anno scorso, attorno ad aprile, hanno fatto una ottima, bellissima trasmissione su Report e hanno detto, parlando del Bresciano, che è stata la zona in cui facevano vedere quel corteo, chiamiamolo, cosa succede nel Bresciano? Le persone hanno una decina di maiali e mucche pro capite. Le deiezioni dei maiali contengono una grandissima quantità di ammoniaca. L'ammoniaca, quando vengono sparse nell'aria queste deiezioni, fa in modo che aumenti il PM10. Questo trasporta i virus a una ampiezza di 10 volte in più. Chissà come mai a Brescia è morta un sacco di gente. Chissà come mai dove ci sono gli allevamenti c'è il più alto tasso di mortalità. E questo, ripeto, questi sono allevamenti che abbiamo visto anche noi. Perché noi, fino a quando non c'era il coprifuoco, siamo un'associazione animalista, abbiamo fatto anche noi dei documenti riprendendo quello che succede agli animali. Qua siamo in Italia, non siamo in Cina, non siamo in Africa, non siamo da nessuna parte che ci mettiamo a dire oh noi siamo così più bravi, ma di chi? Questo succede in Italia. C'è un filmato uguale che poi vi farò vedere, che riguarda il prosciutto crudo di Parma, che è considerato un prodotto di quelli dove gli animali stanno bene. Questo riguarda tutti gli animali, comunque. Per quello che riguarda per esempio i polli hanno una densità per capannoni di 10, 20, 30.000 animali che non possono nemmeno sbattere le ali. Si ammalano, siccome si ammalano e non possono essere identificati perché non hanno il marchio auricolare, cosa fanno gli allevatori? Danno antibiotici a tutti. Di conseguenza uno poi va dal medico che gli dice ma sì, la carne bianca va bene, carne bianca si mangia degli antibiotici. Quando ha bisogno di prendere gli antibiotici, perché magari è qualcosa di grave, gli antibiotici non gli fanno più effetto. Rendiamoci conto. Cioè, è veramente pazzesco, è una cosa, è veramente una bugia a livello dei governi, come d'altronde ce ne dicono tanti, ci hanno messi uno contro l'altro dall'inizio della storia umana, figuriamoci cosa possono dire sugli animali. Mangiare carne significa affamare la gente che muore di fame,
viene trovato cibo per 170 miliardi di animali all'anno, noi siamo a meno di 8 miliardi di persone e una larga fascia ancora muore di fame e di sete. Se questa non è una decisione criminale da parte dei governi, dove probabilmente comanda l'industria della carne, perché altrimenti non vedo il motivo, però adesso c'è la possibilità da parte vostra, di ognuno di voi, di documentarsi e dare informazioni. Basta che cercate tranquillamente su fonti autorevoli, per esempio la FAO ha detto che per salvare il mondo bisogna mangiare legumi, ecco, smetterla con la carne, lo stanno dicendo a chiare lettere. La FAO non sono animalisti, la FAO si occupa della fame nel mondo, noi siamo animalisti, siamo, adesso vi faccio vedere il filmato che, no, era questo qua, prosciutto crudele di Parma, lo svecchiamento dei pulcini, ecco, guardiamo anche questo. Noi abbiamo la possibilità di informarci su fonti autorevoli, ripeto, e abbiamo la possibilità di dire alle persone che ci stanno attorno, anche senza fare manifestazioni in piazza, guardate che mangiare la carne significa questo, quello e quell'altro, non c'è più nessun motivo. Agli animali fa male. Cosa fanno qui? Sbeccano le femmine di pulcino. Perché? E comunque anche i broiler, i polli da carne vengono chiamati broiler, perché gli tagliano la parte terminale del becco? Perché vivendo uno attaccato all'altro ovviamente litigano e ovviamente si farebbero male. E allora uno dice, ma loro hanno benessere, il non star bene degli animali. E no, dopo 3 settimane, io non so, il pollo... quando veniva appunto allevato nelle fattorie, mesi, no? 3 settimane, li gonfiano a livelli che addirittura non sanno più un piede, gli danno dei mangimi, di modo che si ingrossi tanto il petto, perché il petto di pollo viene molto venduto. E voi vedete questi animali a pancia all'aria che sgambettano, che non riescono a stare nemmeno più in piedi. Questa pratica di sbeccamento, e questo è uno dei motivi per cui non mangiamo le uova, gli porta un dolore cronico per l'innervazione del becco di questi animali, appunto, immagino di tutti i volatili a questo punto, il dolore non passa, dolore cronico, in certi casi se vanno oltre non riescono nemmeno più ad alimentarsi, quindi muoiono di fame, che forse è meglio rispetto alle 3 settimane di vita che farebbero, e poi comunque essere sgozzati, perché anche per loro avviene così. Cioè, non c'è più un motivo. Cioè veramente, che anch'io non sono nata vegana, ma mangiare carne significa far soffrire le pene dell'inferno a degli animali esattamente come noi, o se non vogliamo dire come noi, come i nostri cani che amiamo tanto. Ai nostri cani faremo quello, e non credo proprio. Ecco, ma fa vedere lo cane, credo che sia, no, questo è il difetto, di cui ho già parlato e continuerò a parlare. Ecco, allora, rifacciamo una parentesi. Quando ero vegetariana dicevo, ma che fuori di testa che sono i vegani che non bevono il latte? Tanto la mucca al latte lo fa lo stesso. E la mucca funziona come me, è un mammifero. Di conseguenza, perché c'è il latte? Perché la mucca partorisce un vitello. Perché il latte non viene dato al vitello? E che fine fa il vitello soprattutto? Il vitello viene portato al mattatoio nel giro di pochi mesi. Le mucche vengono munte da questi apparecchi automatici, da queste mungiture, che gli provocano comunque mastiti, che le fanno stare male, che le fanno soffrire. Gli allevatori raccontano, gli allevatori, che le mucche perdono la voce da quando piangono, quando gli portano via il vitello. Ecco. Questo è uno, guardate, vabbè, le pratiche sono queste, abbiamo selezionato dei video che non abbiamo qui per problemi tecnici, la prossima volta ce li avremo. I maialini, allevamenti italiani, documentati in questi mesi, quando devono essere abbattuti per non prolungarne la sofferenza se nascono in una certa maniera, li prendono e li sbattono a terra così, in Italia, non in Cina, non in India, non in Africa, qua da noi vicino a Milano, tanto vicino a Milano perché è pieno di allevamenti, quindi mangiare carne ha dietro di sé un problema che non ci dovrebbe lasciare indifferente,
che è la sofferenza di esseri che provano le nostre stesse sensazioni e non è assolutamente indispensabile. Ci sono fior fior di atleti vegani, comunque lo dicono i medici, io sono una personal trainer, dopo ne parliamo, finisco il discorso. L'impatto ambientale, come ho detto, lo spreco di risorse. Troviamo cibo per 170 miliardi di animali che vengono macellati ogni anno e scegliamo di far morire di fame meno di 8 miliardi di persone. L'impatto ambientale, i gas serra, rileggo qua quello che ha detto il 1° giugno del 2018 l'Università di Oxford in una ricerca riguardo a questo. La carne fornisce solo il 18% delle calorie, il 37% delle proteine, ma occupa l'83% dei terreni agricoli e produce più del 60% dei gas serra. Senza consumo di carne e latticini, l'uso di terreni agricoli globali potrebbe essere ridotto del 75%, quindi ci sarebbe più del 50% di riduzione dell'impoverimento della terra. La foresta amazzonica viene deforestata per fare spazio alla carne, gli indigeni vengono espropriati del proprio territorio, vengono anche uccisi, tanto gli indigeni non producono reddito ed in questo mondo qua funziona così purtroppo, tutti proni al soldo. Più del 75%, un'area equivalente a Stati Uniti, Cina, Unione Europea e Australia messi assieme. Inoltre, le diete a base vegetale riducono le emissioni alimentari fino al 73% e non riguarda solo appunto le emissioni di gas serra, ma riguarda anche le emissioni acidificanti, per esempio quelle dei maiali, come ho parlato prima, che nelle loro urine hanno una grossa quantità di ammoniaca e questo va ad acidificare. E appunto, come stavo dicendo prima, è stato visto che, tornando, noi abbiamo fatto questo presidio oltre che per parlare della sofferenza degli animali, che poi è stato il motivo per cui siamo diventati vegani, e per parlare anche di quello che ci sta capitando. Quando ad aprile, un mese, dopo l'inizio qua in Italia dell'ufficialità del coronavirus, a Report hanno parlato del bresciano e del bergamasco, dove ci sono decine di maiali pro capite. I maiali hanno una pipì molto acida, che contiene molta ammoniaca. Io una volta sono stata a fare un'investigazione in un capannone, poi vi faremo anche vedere, poi facciamo vedere il video dell'investigazione dell'anno scorso. Siamo andati anche sulla trasmissione di Sabrina Giannini, che tratta sempre queste cose. In questo reparto di ingrasso non c'era neanche una finestra. Siamo entrati, siamo dovuti stare per 20 secondi con gli occhi chiusi, perché per la botta di ammoniaca che ci è arrivata. L'ammoniaca, quando spargono le deiezioni in giro per i campi, perché non è che se le mettono in tasca, immaginate tutti questi animali che producono sostanze di scarto corporee nei campi, eccetera, in maniere tra l'altro anche non regolamentate della legge nei corsi d'acqua, vanno nell'atmosfera. Le urine dei maiali in particolare fa aumentare il livello dei PM10 nell'aria, e questo va ad aiutare, per esempio adesso, parlavano proprio del Covid-19, la possibilità di 10 volte di propagarsi di un virus. È stato appena detto che il Covid è una zoonosi, gli animali vivendo a stretto contatto con noi, in promiscuità con noi, e gli allevamenti intensivi sono in promiscuità con noi, perché ce li abbiamo attaccati a Milano, ma veramente. Quando voi siete in autostrada, quando sentite quell'odoraccio, vuol dire che c'è un capannone messo a queste condizioni. Questo è il prosciutto di Parma, Cioè, uno vede le pubblicità, si immagina che i maiali dormano sul cuscino, prima comunque di essere sgozzati, perché la fine è quella, E bisogna averlo ben chiaro. E non è bello, assolutamente. E non è neanche veloce in certi casi, perché per fare in fretta, siccome massimo profitto nel minimo tempo, chi taglia la gola non è, lo fa veloce, ecco. E gli animali spesso vanno alle fasi dopo del processo di macellazione, che sono ancora coscienti, ecco.
Il gusto, parliamo del gusto. A me piaceva la carne, però mi sembra comunque una motivazione abbastanza rilevante quando parliamo di sofferenza di esseri senzienti, di gente che muore di fame, del mondo che sta andando a pallino, di deforestazione. Ma se ci teniamo così tanto al gusto, ormai ci sono prodotti che veramente, cioè, io li ho assaggiati, a me non manca più assolutamente il gusto della carne. All'inizio certo che mi mancava, a me piaceva. Ho smesso di mangiare carne perché non volevo più sta roba qui, non perché la carne ha iniziato a farmi schifo. Le fake, si chiama fake meat, no? La carne che fanno questo è veramente, vi giuro, allo stato attuale, e andranno ancora a migliorarla, sembra di mangiare una bistecca. Sostanzialmente, sul serio, non c'è più nessuna scusa per continuare. Noi abbiamo salvato, poi concludo un attimo, due tori che si chiamano Achille e Zorz, e adesso sono due tori, li chiamiamo, sì, erano vitelli quando li abbiamo salvati, hanno quasi 2 anni, ci corrono incontro. Quando sentono il rumore della nostra macchina da dentro la stalla, iniziano a gridare che perdono quasi la voce perché ci vogliono vedere. Questo è per dire che non solo il cane che ci scorinzola ha sentimenti, ce li hanno anche tutti gli altri animali. Io sono stata più volte ospite a Bipoasi, questa è un'altra storia bellissima. C'era un maiale che si chiamava Alfred, adesso non c'è più perché è morto di morte naturale. Lui era stato salvato, però probabilmente schiacciato dalla madre, aveva dei problemi alla parte bassa della schiena. Quindi nel corso del tempo le zampe posteriori si sono paralizzate. Quando lo avevo conosciuto io ancora camminava a stento. Dopo 3 anni io ho avuto un buco di 3 anni lì dentro. Lui non camminava più, si trascinava con le zampe avanti ed era anche abbastanza scontroso perché aveva dolore. Beh, io sono andata lì vicino a lui. Lui, che era messo così, si è portato avanti col muso e mi guardava, gli ho parlato, si è fermato a guardarmi come qualcuno, sapete quando vedete una persona per strada che pensate, ma io quella da qualche parte l'ho vista, e si è fatto accarezzare. Ecco, è arrivato il gestore del posto dicendo queste cose non le fa quasi più con nessuno. È stato un essere senziente sotto forma di maiale, con la mia dignità, che mi ha riconosciuto, me l'ha fatto capire, e dopo 3 anni che non mi vedeva ha accettato le mie carezze, cosa che, ripeto, non per cattiveria, ma perché comunque aveva tanto dolore, tendenzialmente era diventato un animale scontroso. Io vi ringrazio e go vegan, go vegan, go vegan. Qualcuno